Nella storia della musica, molti artisti hanno cercato di fissare in una composizione il valore della solidarietà. Spesso lo hanno fatto partendo dall'esperienza personale e riferendosi alla realtà che conoscevano meglio, quella in cui vivevano. In alcuni casi, l'artista viene toccato dal genio e scrive una canzone atemporale, capace di emozionare e di ispirare quel valore anche alle generazioni che verranno. Quella che sto per raccontarvi insieme a Chiol è la storia di un genio interrotto e della sua musica. Una storia ambientata negli Stati Uniti degli anni 70, un momento di grandi cambiamenti come quello che stiamo vivendo anche noi oggi. Delle canzoni più belle contenute all'interno di First Take, lo straordinario debutto di Roberta Flack pubblicato dalla Atlantic Records il 20 giugno 1969. Nonostante siano passati più di 50 anni, la situazione descritta nel testo è molto simile a quella odierna. All'epoca della sua pubblicazione, l'autore della canzone ha 24 anni e il suo nome è noto solo a chi legge i crediti sul retro di copertina dei dischi di soul. Vi presento il protagonista di questa storia, Donnie Hathaway, classe 1945, professione genio musicale. A 4 anni suona già il piano, a 5 si esibisce insieme alla nonna come il più giovane cantante gospel del paese. Nel 1964 viene ammesso alla Howard University, meglio nota tra gli afroamericani come la Mecca, la prima e più importante università per neri degli Stati Uniti. Nel giro di 3 anni assorbe come una spugna tutto quello che c'è da sapere sul blues, il jazz, la musica classica e l'R&B e impara a comporre e arrangiare come nessuno prima di lui in quell'ateneo. È proprio alla Howard che Donnie fa l'incontro che cambia la sua vita, Curtis Mayfield, il leader di uno dei gruppi soul più famosi e influenti dell'epoca, gli Impressions. Appena lo sente suonare, Mayfield gli propone un contratto come produttore e autore per la Carlton, che è la neonata etichetta di cui è proprietario. Il ragazzo non ci pensa due volte e all'inizio del 1968 si trasferisce a Chicago per inseguire il suo sogno.
Lavorare con Curtis Mayfield e il suo leggendario arrangiatore Johnny Pate permette a Donny di raggiungere nel giro di pochi mesi la piena maturazione come autore, strumentista e arrangiatore. C'è solo un problema. Curtis lo paga bene, ma il lavoro è saltuario e con una bimba in arrivo c'è bisogno di un'entrata fissa. Così inizia a lavorare anche per la Chess Records, l'etichetta che ha lanciato i più grandi nomi del blues e del rock and roll. Tra il 1968 e il 1969 Donny arrangia e suona in decine e decine di incisioni dell'etichetta senza essere quasi mai accreditato. Una situazione che lo frustra tantissimo, rendendolo insicuro sulla qualità della sua musica. Quando sta per mollare tutto, riesce a fare avere un nastro con le sue canzoni al leggendario sassofonista King Curtis, che dopo aver ascoltato un minuto della prima canzone, prende il telefono e chiama Jerry Wexler per dirgli che hanno appena trovato il genio che l'Atlantic cerca da anni. La canzone che ha fatto impazzire King Curtis e chiunque l'abbia ascoltata negli ultimi 50 anni è The Ghetto. La jam perfetta, una fusione miracolosa di soul, jazz, funk, percussioni latine e voci estatiche senza precedenti. Semplicemente un capolavoro. Grazie a quel nastro, nell'autunno del 1969, Donny firma un contratto con la Atlantic Records, l'etichetta guidata dalla visione di Jerry Wexler, produttore e talent scout con pochi eguali nella storia della musica popolare. Quando aveva ascoltato la demo di The Ghetto, Jerry si era trovato in totale accordo con King Curtis. Donny è un genio, della stessa tipologia di altri due artisti che hanno fatto la storia dell'Atlantic, e lo fa scrivere a chiare lettere sul comunicato stampa che annuncia la firma del contratto. Scrive: ritengo che Donny Hathaway sia genio puro, come Ray Charles e Aretha Franklin. Per la registrazione dell'album, Wexler concede a Donny una libertà creativa pazzesca per un 24enne, un atto di fiducia ripagato dall'artista con un disco strabiliante. Everything is Everything è oggettivamente uno dei più grandi debutti della storia della black music e il primo disco che vi consiglio di mettermi in casa se volete avvicinarvi alla sua musica. Un album in cui Donny scrive, arrangia, canta, produce e suona in tutti i brani, accompagnato dai musicisti con cui ha suonato per anni alla Chess Records. Un album in cui l'artista dispiega tutto il suo vasto campionario di trucchi, arrangiamenti magistrali, strabilianti, riletture di materiale altrui e composizioni autografe stellari come The Ghetto, Thank You Master for My Soul e Trying Times, il brano con cui abbiamo iniziato questo racconto. L'album è un successo di critica, ma le vendite sono modeste. Così, quando si tratta di registrare il successivo, Jerry Wexler decide di occuparsi personalmente della produzione. Non perché non si fidi di Hathaway, ma perché i risultati commerciali raggiunti da Aretha Franklin sotto la sua direzione gli fanno pensare che collaborare con Donny potrebbe fargli raggiungere il successo che merita. Wexler dice a Donny che secondo lui la scelta migliore è quella di concentrarsi su un repertorio di cover, per sfruttare il suo talento straordinario di impossessarsi delle composizioni altrui e di arrivare al cuore del brano, rivelando aspetti ignoti al compositore stesso. Tra le canzoni selezionate c'è un brano portato a successo dagli Hollies un paio di anni prima, che nell'interpretazione di Donny ritrova il suo significato più profondo. The road is long. With many winding turns that lead us to who knows where, who knows where, but I am strong. Yeah.
He's my brother. Ian Heavy, He's My Brother. È una delle gemme più preziose incastonate nell'omonimo secondo album di Hathaway, pubblicato dalla ATCO nell'aprile del 1971. Durante le registrazioni di quell'album inizia la collaborazione e l'amicizia tra Donny e Arif Mardin, uno dei più importanti produttori e arrangiatori dell'Atlantic. C'è un enorme rispetto tra i due e nonostante Arif sia una leggenda vivente, Donny non ha nessun timore reverenziale nei suoi confronti. Decidono quindi di dividersi equamente gli arrangiamenti in modo da poter cogliere la vera essenza di ogni composizione. È proprio un brano arrangiato da Mardin a costituire uno dei picchi assoluti della carriera di entrambi, la prima e più grande reinterpretazione di sempre di A Song for You. Un brano di Leon Russell uscito qualche mese prima è passato praticamente inosservato. Tra le 212 versioni di A Song for You incise negli ultimi 50 anni, c'è anche quella di Amy Winehouse, probabilmente la più grande cantante soul del XXI secolo. Amy non ha mai fatto segreto della sua venerazione nei confronti di Donny, anzi, lo ha addirittura citato nel testo della sua mega hit Rehab. Sì, sì. Nella seconda strofa del brano, rispondendo al suo manager, dice: non c'è niente, niente che tu puoi insegnarmi che io non possa imparare da Mr. Hathaway. La versione di A Song for You di Amy Winehouse è un vero e proprio omaggio a quella di Donny e la potete trovare in Hidden Treasures, l'album uscito postumo alla sua morte. In coda al brano c'è un fuori onda, mi spiego meglio. Per una dimenticanza del fonico, il microfono è rimasto aperto e così sul nastro è stata registrata anche una conversazione in cui Amy, parlando di Donny, dice: you know what, Donny Hathaway, you know what, I see Donny Hathaway as like my Colin Anderson, like on Marvin Gaye, like great, but Donny Hathaway, like, he couldn't contain himself, he had something in him, you know. Donny, sei un bravo ragazzo. Negro, lurido, negro. Donny, te l'ho sempre detto. Non serve a niente. Andrai lontano. Donny, ascolta la parola di Dio. Donny, ascolta la parola di Dio. Donny! Schizofrenia paranoide. Disturbo mentale cronico caratterizzato da sintomi psicotici e dalla persistenza di sintomi di alterazione del pensiero, del comportamento e dell'affettività, con forte disadattamento della persona, ovvero una gravità tale del disturbo da limitare le normali attività della vita della persona. I sintomi più comuni includono allucinazioni uditive, deliri paranoidi, manie persecutorie e pensieri o discorsi disorganizzati. Esordio tardivo, ma quasi sempre acuto. Con un trattamento efficace è possibile gestire i sintomi della schizofrenia paranoide e lavorare per una vita più sana. Che Donny avesse talvolta dei comportamenti bizzarri, sua moglie lo aveva già notato in passato, ma nella primavera del 1971 le cose erano peggiorate sensibilmente, tanto da spingerla a consultare uno specialista. La diagnosi arriva come una doccia gelata. Per cercare di arginare la malattia, Donny deve assumere un mix di 14 farmaci tre volte al dì, 42 pillole al giorno, che momentaneamente sembrano sortire l'effetto desiderato. Una situazione di cui sono al corrente solo una cerchia molto ristretta di persone. Sicuramente non possono intuire nulla i fan che nell'agosto del 1971 accorrono al Troubadour di Hollywood per assistere al concerto di Donny Hathaway e la sua straordinaria band.
Effettuate al Troubadour e al Beatles End di New York vengono pubblicate in Donny Hathaway Live, album che fin dai tempi della sua pubblicazione, all'inizio del 1972, viene unanimemente considerato uno dei più grandi live registrati negli anni 70, non solo del soul, della musica tutta. Una registrazione cruda, vera, in cui il suono del locale e del pubblico è importante quanto quello di chi sta sul palco. Uno dei momenti più intensi del concerto è quando il pubblico inizia a cantare spontaneamente il ritornello della canzone che abbiamo appena ascoltato, You Got a Friend. Con la versione in studio del brano, in quel momento Donny era in testa alle classifiche R&B, una versione in cui divide il microfono con una sua vecchia conoscenza, Roberta Flack, la prima interprete di Trying Times, la canzone con cui abbiamo aperto il racconto, vi ricordate? Ecco. Roberta e Donny hanno molte cose in comune. Hanno studiato entrambi alla Howard. Sono due pianisti e cantanti pazzeschi, con uno stile unico, e si sono formati in chiesa. Chiese appartenenti a due confessioni diverse, cosa che rende perfettamente complementari le loro voci. Li accomuna anche il fatto di non avere ancora raccolto il successo che meriterebbero. E proprio per questo Mardin e Wexler hanno avuto l'idea di fargli registrare una serie di duetti. You Got a Friend va benissimo in classifica e anche il secondo singolo si piazza bene, ma la bomba esplode con Where is the Love, che nella primavera del 1972 raggiunge il primo posto della classifica R&B e il quinto di quella pop. Un grandissimo risultato che crea un'aspettativa enorme per l'uscita dell'LP che conterrà i singoli. Roberta Flack and Donny Hathaway è un lavoro superlativo, un album di varietà, intensità e modernità impressionante, frutto di un'intesa telepatica che ridefinisce per sempre il concetto di album di duetti. L'LP vende più di 1 milione di copie e trascina in alto anche il live che esce più o meno nello stesso periodo. Per la prima volta il nome di Hathaway arriva anche al di fuori del circuito della black music. Alla definitiva consacrazione della sua carriera manca soltanto una cosa: la composizione di una colonna sonora. Grazie all'intercessione di Sua Maestà Quincy Jones arriva anche quella. Con Come Back Charleston Blue, Donny dimostra di padroneggiare anche quel linguaggio. Il film per cui viene composta è oggettivamente una schifezza, cosa che purtroppo non permetterà all'album di raggiungere il successo che avrebbe meritato, ma una delle canzoni contenute al suo interno, Little Ghetto Boy, diventerà un classico del suo repertorio. Nello stesso anno arrangia e produce decine di canzoni per conto terzi e partecipa come strumentista arrangiatore al capolavoro di Aretha Franklin, To Be Young, Gifted and Black. La sua ascesa sembra inarrestabile. When I think of music, I think of music in totality, complete. You know, like from the lowest blues to the highest symphony. You know, so like what I'd like to do is to exemplify each style of
as many periods as I can possibly do. So I'm studying contemporary composition with Yusef Lateef in order to increase or expand my melodic ability so that I'll have enough melodies for tunes, you know, that I'll probably do for movies or excerpts that I'll have to write for the movies. I'm taking orchestral conducting to get into more sonorities of symphonies. Quello che abbiamo ascoltato è un estratto dall'intervista rilasciata da Mr. Hathaway nel giugno del 1973 per la promozione di Extension of Man, il lavoro più ambizioso del compositore, dove le visioni maturate negli ultimi tre anni prendono forma. Grazie alle vendite milionarie del disco con Roberta Flack e al sostegno del suo amico Arif Mardin, Hathaway è riuscito a convincere l'Atlantic a fargli registrare l'album con un'orchestra sinfonica di 45 elementi. La musica in sottofondo all'intervista è un estratto della composizione che apre l'album, I Love the Lord, He Heard My Cry, Part First and Second, una vera e propria overture con evidenti riferimenti a Gershwin, Ives, Ravel, così come a Ray Charles, Herbie Hancock. Grazie a un arrangiamento magistrale, l'overture passa senza soluzione di continuità a Someday We All Be Free, uno dei più grandi classici del songbook di Hathaway. Forse è la canzone più famosa in assoluto nella comunità afroamericana, che all'epoca se ne impossessò, trasformandola in un inno di autodeterminazione. Una canzone che vi consiglio di seguire con attenzione, soprattutto il testo, per godere appieno dell'interpretazione di Kyol. Moltissimi musicisti sostengono che le canzoni, una volta incise, inizino a camminare da sole e assumano significati magari molto distanti dall'intenzione originaria degli autori.
il testo della canzone scritto da Howard Howard non è una generica esortazione a reagire alle avversità, ma un accorato appello rivolto a suo amico Donnie. Parole che con questa premessa assumono un significato completamente diverso. Le cronache riportano che la prima volta che Donnie ascoltò la registrazione del brano finito, scoppiò a piangere, perché di ragioni per piangere ce n'erano purtroppo parecchie. Le registrazioni dei concerti che tiene nell'estate del 1973 mostrano un performer all'apice della maturità. Quando non è sul palco, è però evidente che le sue condizioni di salute siano peggiorate. Dall'inizio del 1974 i ricoveri si fanno sempre più frequenti e le degenze sempre più lunghe. Donnie viene ospedalizzato in una struttura psichiatrica quasi ininterrottamente fino all'autunno del 1977, quando torna a collaborare con Roberta Flack per The Closer I Get to You. Ad aprile del 1978 la canzone raggiunge la vetta della classifica R&B e rimane nella top 20 per mesi. Le vendite milionarie del singolo parlano chiaro. Là fuori c'è un sacco di gente che li vuole sentire cantare di nuovo insieme. Succede il 13 gennaio 1979, quando Roberta e Donnie si incontrano a New York per registrare le voci di due canzoni che verranno inserite nel loro nuovo album di duetti. Vocalmente, Donnie è in forma smagliante, ma non si può dire lo stesso della sua condizione psicofisica. Mentre stanno registrando, Donnie fugge dalla sala riprese urlando in preda ai suoi fantasmi. Vedendolo così sconvolto, Mercury decide di interrompere le registrazioni. Hathaway trascorre il resto del pomeriggio con Roberta Flack e sembra calmarsi. Verso sera, l'amica lo riaccompagna all'albergo dove alloggia. Poche ore dopo, però, Roberta riceve una chiamata in cui gli viene comunicato che Donnie è caduto dalla finestra della sua camera situata al 15° piano dell'Essex Hotel. Aveva 33 anni. Donnie non voleva più cantare, ossessionato dalle voci che affollavano la sua testa, e quando lo hanno rimesso davanti a un microfono non ha più retto. Il 13 gennaio 1979 il mondo della musica ha perso uno dei più straordinari artisti del suo tempo, ma l'eredità artistica che ci ha lasciato è inestimabile e perdura nel tempo. La sua musica e le sue parole hanno esercitato un'influenza enorme su generazioni e generazioni di artisti. Vi ho già parlato di Amy Winehouse, volete un altro nome enorme? Stevie Wonder. Ma anche George Benson, Gregory Porter, D'Angelo, John Legend, Alicia Keys, tutta la scena New Soul. Musica atemporale, capace di ispirare e toccare anche il cuore di un 23enne. Alessandro Bossi, in arte, Chiol, il cantautore torinese che ha reinterpretato con personalità i brani di Donnie che abbiamo ascoltato questa sera. Un artista che dopo questa esperienza, sono certo, contribuirà a diffondere il messaggio e lo spirito della musica di Donnie Hathaway. Io vi ringrazio per aver scelto di passare questo tempo insieme a noi e mi raccomando, non dimenticate il motivo per cui siamo qui e cosa ha mosso questa operazione di Torino Solidale. Grazie e buonanotte.